Buonasera, cari studenti, mi sentite? Sì, prof, la sentiamo. Sì. Buonasera. Riuscite a vedere anche la videata sulla leva operativa? Perfetto. Allora Sì. possiamo cominciare la lezione di oggi. Vi do alcune indicazioni. Noi faremo un'ulteriore lezione in questa settimana, presumibilmente sabato, salvo che non vogliate farla domani se non ci sono sovrapposizioni con altri corsi. Per cui domani va bene, adesso vi manderò un post domani mattina, magari chiedo sempre al capoclasse di mandarmi una mail di sintesi. Poi, ho appena postato su Blackboard circa un'ora fa una breve illustrazione pratica al caso Frozen Food che avete già caricato anche su Blackboard e che dovete fare a casa da soli con riferimento alla prima parte, quella che riguarda la riclassificazione di stato patrimoniale e conto economico. Poi vedremo anche una soluzione. Vedremo anche una soluzione in video streaming come sempre. Un'ulteriore considerazione pratica prima di entrare nel vivo dell'argomento. Allora, noi stiamo facendo lezioni in streaming in diretta e credo, spero che abbiano un valore aggiunto. Se così non fosse, ditemelo e posso registrarle anche in altri orari. Innanzitutto, voi avete avuto la disponibilità di scaricare la lezione di lunedì? Quindi vi ho mandato un link della lezione di lunedì e dovrebbe essere disponibile già da un po' di tempo. Ecco, l'unica avvertenza sulle lezioni in diretta streaming è che diciamo, questa cosa è possibile per gli studenti tardo pomeridiani serali, non si riesce a fare una cosa del genere nei corsi diurni perché c'è un affollamento delle infrastrutture informatiche che fa saltare la rete. Noi siamo un po' come quelli che in tempo di risparmio energetico usano la lavatrice o la lavapiatti la sera e la notte e consumano meno. Quindi abbiamo un piccolo vantaggio. Fino a quando ci sarà consentito procedere così lo faremo e credo e spero che alle 7 di sera non ci siano problemi. Allora, fatte queste premesse, vediamo di entrare su un argomento che è abbastanza complesso, ma assolutamente interessante. Quindi cercheremo anche di vedere insieme in che cosa consiste la leva operativa e la scalabilità digitale. Importante anche il sottotitolo riferito a un concetto che abbiamo già esaminato nella lezione introduttiva, quindi vedere quella che è la marginalità economica e l'impatto che questa marginalità economica, auspicabilmente positiva, ha sui flussi finanziari. Ovviamente conosciamo già qualcosa per averlo visto insieme dei margini economici, di questo differenziale auspicabilmente positivo tra ricavi e costi. Non abbiamo ancora esaminato le tematiche sui flussi finanziari e quindi in questa sede cercheremo solo di fare dei brevi cenni, salvo poi effettuare un rimando più compiuto quando avremo visto insieme il rendiconto finanziario. Allora, cerchiamo di capire anche questi concetti e quindi partiamo con una introduzione al concetto di leva operativa. Vediamo qui una formula e una definizione in base alla quale la leva operativa esprime il rapporto tra la variazione percentuale del risultato operativo, che abbiamo al numeratore della formula, l'EBIT, e la variazione percentuale delle vendite. Allora, cosa dobbiamo fare per interpretare la formula? Partiamo dal denominatore, cioè dalle vendite, e arriviamo al risultato operativo. Tutto questo è coerente con anche la consecutio del conto economico scalare, che parte appunto nella parte alta dalle vendite, arriva al risultato operativo e poi al risultato netto. E quindi abbiamo una serie anche di considerazioni nel conto economico scalare conseguenziali che vanno considerate.
La leva operativa, in sostanza, ci dice una cosa che è assolutamente fondamentale. Se i miei ricavi per vendite cambiano nel tempo, qual è l'impatto sul risultato operativo? Se le vendite raddoppiano, il risultato operativo, che impatto ha? Raddoppia, triplica, si dimezza, aumenta in maniera meno che proporzionale, quindi, ci possono essere tante situazioni, tante fattispecie che è molto importante conoscere. È talmente importante sapere quali sono gli impatti sulla marginalità economica che la leva operativa, diciamo, ci può fornire un ausilio anche in questo ambito per vedere appunto l'impatto di una variazione dei ricavi di vendite sul risultato operativo. E tutto quello che sta nel conto economico scalare tra le vendite e il risultato operativo è la parte alta, la parte nobile del conto economico, è la parte più facilmente influenzabile anche dall'alta direzione, dal top management, per cui è la parte in cui il management può intervenire. È molto più difficile poter intervenire sulla parte bassa del conto economico, quindi sugli interessi passivi, su quella fetta di torta che dipende dalla torta banche, sulle plus minusvalenze e gestione accessorie o sul pagamento delle imposte. Allora, vediamo una cosa molto importante. Le imprese che hanno una buona leva operativa, cioè una leva operativa vivace, che cresce, che fa sì che ci sia una buona traslazione dell'incremento delle vendite sul margine operativo netto, quindi sul risultato operativo EBIT, sono imprese che hanno evidentemente un buon profilo di redditività. Allora, il concetto di leva operativa, tornando un attimino al titolo, si collega molto con la scalabilità anche sotto il profilo digitale. Vedremo di definire brevemente nella pagina successiva il concetto di scalabilità. Poi torniamo sopra. No, abbiamo anche un grado di leva operativa, ma vado un attimino avanti, poi ritorniamo su queste cose per capire, ecco, qui abbiamo a pagina 8 il concetto di scalabilità che indica, vi do anche qui una definizione importante, l'attitudine di un modello di business a generare domanda incrementale, ricavi aggiuntivi, in maniera economica, cioè senza incrementare in modo sensibile i costi. Che cosa vuol dire? Avete studiato anche in economia politica l'economia di scala, l'economia di esperienza. Che cosa indicano le economie di scala? Ci dicono, guarda, se tu usi una piattaforma produttiva per produrre 100 automobili all'anno, hai certi costi. Se invece che 100 ne produci 100.000, i costi fissi aumenteranno di poco, magari, e potrai ammortizzare questi costi fissi su un numero molto più elevato di autoveicoli. Quindi le economie di scala. E c'è anche una scalabilità legata alle economie di esperienza. Più tu impari e più riesci anche a essere produttivo e a migliorare la marginalità. Allora, abbiamo una scalabilità verticale e orizzontale. Prendiamo come esempio dei computer. Ho una scalabilità verticale quando aumento la capacità di processare delle informazioni a livello informatico, ad esempio aggiungendo più risorse. La scalabilità orizzontale aumenta la capacità collegando più entità hardware o software. Quindi sono concetti complementari. Ora, fatto questo breve inciso sui concetti di leva operativa e di scalabilità, ritorniamo alla parte iniziale, anche al titolo del nostro incontro odierno. E cerchiamo di capire alcuni concetti che sono fondamentali. La prima considerazione pratica che vi fa anche comprendere l'importanza dell'argomento è questa. Soprattutto se operiamo in un'ottica digitale, e qui faremo anche dei cenni verso la fine della lezione. Quali sono, secondo voi, faccio un mini sondaggio, le aziende
più redditizie a livello mondiale degli ultimi 10 anni? Quali sono quelle 3-4 aziende importanti che hanno un'ottima redditività? Ecco, leggo qua, adesso vi leggo i nomi. Google, Apple, Amazon, eBay, eccetera, Facebook. Abbiamo Alphabet, che poi è sempre Google. Allora, no, qualcuno dice Walmart, purtroppo no, nel senso che Walmart è una catena distributiva americana molto grande che sta chiudendo tanti punti vendita. Quindi la risposta era esatta diversi anni fa, oggi non è più così. Allora, Alibaba, dice qualcun altro, certo, tutti i portali. Allora, facciamo una considerazione insieme per capire anche l'estrema importanza di questo argomento. Queste aziende hanno dei modelli di business molto sofisticati e direi abbastanza diversi tra di loro. Non è nostro compito in questo corso esaminare i modelli di business, anche se è un punto di partenza imprescindibile, anche per considerazioni di natura finanziaria. Ma la domanda che ci poniamo è questa: hanno queste aziende qualcosa in comune? E la risposta è assolutamente sì. Hanno una capacità di esaminare, di considerare gli elementi digitali e di rendere i modelli di business scalabili. Quindi queste aziende riescono ad avere una crescita anche esplosiva dei margini economici. Prima di entrare ulteriormente nell'esempio, vediamo un attimino ancora meglio il concetto di leva operativa, quindi ripartiamo dalla formula esaminata in precedenza, vediamo che questa variazione delle vendite al denominatore deve avere un impatto sul risultato operativo. Gli elementi che influenzano la leva operativa sono i prezzi di vendita, i volumi, prezzi e volumi mi danno le vendite, e poi costi variabili e costi fissi. Allora, qui abbiamo sostanzialmente una riclassificazione del conto economico nella parte alta, in forma scalare, che ci dice che noi abbiamo i ricavi meno i costi variabili uguale il margine di contribuzione, meno anche i costi fissi uguale il reddito operativo. Costi fissi e costi variabili sommati insieme danno i costi operativi, la cosiddetta OPEX, Operating Expenditure. E qui consideriamo anche gli ammortamenti, che sono costi di natura non monetaria, ma queste differenze di natura finanziaria tra costi e ricavi monetari e non monetari le faremo nelle prossime lezioni. Allora, la considerazione pratica è questa: è meglio avere un'impresa, una società che ha tanti costi fissi o una società che ha tanti costi variabili? Qualcuno, ecco, tutti mi dicono costi variabili, io non sono esattamente d'accordo. Allora, facciamo un esempio con una premessa a livello merceologico, cioè di settore. In alcuni settori non sono poi tanto libero di scegliere se avere tanti costi fissi o costi variabili. Lavoro nel settore automotive, ho dei costi fissi che sono estremamente rilevanti per le linee di produzione. E questo è anche uno dei motivi per cui esistono delle forti barriere all'ingresso, in cui gli incumbent, cioè le società già posizionate all'interno del settore, riescono a tenere all'esterno nuovi potenziali competitors. Quindi, in molti settori non sono in grado più di tanto di scegliere, di decidere. In altri settori posso avere una flessibilità molto maggiore. Supponiamo che io sia una casa di moda, ho certi prodotti che vendo e commercializzo non solo online, ma anche attraverso i miei negozi fisici. I negozi possono essere di proprietà monomarca, possono essere monomarca ma affidati in franchising, possono essere totalmente deregolamentati, anche non in franchising, multimarca. Qual è la miglior strategia di marketing? Ne potremmo parlare a lungo senza arrivare a una soluzione,
Non lo faremo anche perché non è una materia di mia diretta conoscenza. Ma ovviamente l'esempio ci fa capire una cosa importante. Se io ho negozi monomarca di proprietà, i costi fissi sono più elevati. E allora voi capite che questa è una strategia di marketing differente. Difficile dire se sia meglio la prima o la seconda strada. Altra cosa, qualcuno di voi, molti di voi hanno detto, e la risposta non è sbagliata, ma non è nemmeno completamente giusta, che è meglio avere una prevalenza di costi variabili. Se ho tanti costi variabili, beh, non li sostengo quando ad esempio non ci sono i ricavi. C'è un blocco dell'attività produttiva per motivi anche di epidemia e a questo punto i costi variabili non vengono sostenuti. I costi fissi invece per definizione ci sono sempre e comunque. Però possiamo anche dire che se ci sono tanti costi fissi, se c'è un mix che privilegia i costi fissi rispetto ai costi variabili, è più difficile arrivare a un punto di pareggio economico e questo è probabilmente l'assunto che ha dato luogo alle vostre risposte, ma una volta che sono arrivato a questo break-even, a questo punto di pareggio, concetto che vedete nell'esame di programmazione e controllo, poi c'è una traslazione molto più elevata delle maggiori vendite, dei maggiori margini economici sul risultato operativo. Allora, proviamo a fare un esempio. Qui avete un esempio pratico, il concetto di grado di leva operativa che poi andiamo a definire, ma prima vediamo l'esempio. In questa tabella voi avete due imprese, l'impresa A e l'impresa B. Noterete una cosa, hanno gli stessi ricavi totali e lo stesso reddito operativo. Anche guardando la formula della leva operativa, lo stesso punto di partenza, ricavi totali 150, lo stesso punto di arrivo, reddito operativo 20. Hanno ovviamente, per andare da 150 a 20, il margine che brucio con i costi operativi deve essere 130 in entrambi i casi. Ma queste imprese si differenziano perché pur avendo entrambe dei costi operativi totali pari a 130, il mix è molto diverso. L'impresa A ha costi variabili 120 e costi fissi che sono soltanto 10. L'impresa B ha costi variabili 60, costi fissi 70, sempre 130 di costi, ma ripartiti in modo completamente diverso. Allora, l'impresa B, che ha dei costi fissi molto più rilevanti, 7 volte tanto, e ha la metà dei costi variabili, ha un grado di leva operativa che è il triplo rispetto all'impresa A, e questo lo avete anche con la formulazione ricavi totali meno costi variabili e costi fissi, margine di contribuzione fratto risultato operativo o EBIT. Questa è la formula che sembra un po' complessa, ma in realtà non è difficile, del grado di leva operativa, che indica anche quella che è la reattività della mia impresa quando cambiano i ricavi. Se siamo ragionevolmente confidenti sul fatto che i ricavi possano aumentare, questo fa sì che forse sono da privilegiare imprese che hanno magari costi fissi un po' più importanti. Se c'è una situazione di estrema incertezza, di volatilità in cui si naviga a vista, forse è meglio stare prudenti e avere più costi variabili che posso anche non sostenere all'occorrenza e che abbassano il punto di pareggio. Allora, fatti queste considerazioni iniziali, che ripeto, concetto di leva operativa, concetto di scalabilità anche digitale, che poi approfondiremo, concetto di grado di leva operativa con un mix diverso tra costi variabili e costi fissi, possiamo tornare al nostro panel di imprese profittevoli. Amazon, Facebook, Apple, eccetera. Che cos'hanno in comune? Difficile dirlo in presenza di modelli di business così diversi, ma un punto comune è sicuramente rappresentato dal fatto che sono aziende che hanno una incredibile scalabilità digitale.
Cioè sono imprese che quando cominciano a macinare utili lo fanno in maniera anche impressionante. Nel panel di queste aziende non abbiamo citato Microsoft. Vediamo di capire come la digitalizzazione impatta su Microsoft. Allora, qualcuno di voi ricorda forse che Microsoft ha come prodotto di punta da sempre il pacchetto Office, Word per Windows, Excel, PowerPoint, Access, eccetera. Questo pacchetto veniva venduto 30 anni fa, fine anni 80, primi anni 90, con dei floppy. Allora, il vero floppy disk era quello da 5 pollici e un quarto, che era appunto pieghevole entro certi limiti, flessibile. Poi è arrivato un floppy da 3,5 più piccolo e rigido. Poi sono arrivati i CD-ROM o le chiavette USB. Adesso, quando compro un pacchetto Office, lo compro online via internet, pago con carta di credito e scarico immediatamente il software che viene poi installato. Allora, ovviamente è cambiato anche il software sottostante con continui aggiornamenti e nuove versioni, ma è cambiata anche la modalità di erogazione. Se Microsoft spendeva pochi dollari per darmi un pacchetto, un manuale di istruzioni, eccetera, con un software fisicamente incorporato in un floppy, eccetera, oggi il costo di erogazione di questo software online è praticamente pari a zero. Cioè anche i costi di delivery, di fornitura, si stanno molto riducendo. Un'altra considerazione è questa. Se io devo vendere un software addizionale, sostengo dei costi incrementali che vanno a erodere parzialmente il mio margine economico? E la risposta è sostanzialmente no. Proviamo a fare un altro esempio e parliamo di un concetto importante che differenzia i beni rivali rispetto ai beni non rivali. Allora, qual è un tipico esempio di bene rivale? Un panino. Io vado al bar, anche se i bar sono temporaneamente chiusi, compro un panino. Se io mangio questo panino, adesso vedo un po' i vostri nomi: Alessandra, Alessia, Andrea, Caterin, Elena, Luca, Lucrezia, eccetera, non possono mangiare lo stesso panino. È un bene rivale, può essere consumato da una persona. Se invece io voglio, non so, comprare un film in streaming, questo film non è un bene rivale, può essere visto da una serie di persone, anche potenzialmente illimitata, senza che ciascuno privi un altro della possibilità di vedere questo film. È ovvio che i beni digitali legati al mondo internet sono molto più scalabili rispetto ai beni fisici. Faccio un ulteriore esempio. Questi esempi sono importanti perché poi ci fanno capire l'importanza di questi argomenti, soprattutto nel mondo di oggi, e la loro applicazione pratica. Supponiamo che io voglia confrontare una impresa che produce pneumatici con un portale internet, tipo YouTube. A questo punto, io produco pneumatici, produco 1 milione di pneumatici all'anno. Vedo che la domanda tira e a questo punto dico: voglio passare dalla produzione di 1 milione a 10 milioni di pneumatici all'anno, quindi decuplicare la mia produzione. Per farlo dovrò costruire un nuovo stabilimento, aspettare magari qualche anno, aspettare che entri in produzione e poi magari il mercato è completamente cambiato. Quindi è una cosa sicuramente possibile, ma che richiede tempo, denari, investimenti, capital intensive, quindi l'intensità di capitali che va dedicata a questo, labor intensive, una grossa intensità di lavoro anche per far funzionare le linee produttive prodromiche a decuplicare la produzione di pneumatici. Supponiamo che io abbia invece un portale internet tipo YouTube, che tutti conoscete. Voglio passare da 1 milione di clienti a 10 milioni di clienti, consentitemi l'esempio, anche se i numeri in realtà sono molto più grandi. Quindi esattamente la stessa scala che ho per la fabbrica di pneumatici. Se
Secondo voi ci sono rilevanti costi addizionali per il portale per passare da 1 a 10 milioni di clienti online contemporaneamente? Allora, ecco, qualcuno mi dice no, qualcuno dice qualche server in più. La risposta è sostanzialmente no. Quindi i costi incrementali per decuplicare la platea di clienti e poi anche le revenues, eccetera, sono sostanzialmente quasi nulli. E questo è un tipico aspetto della scalabilità del mondo internet, del mondo digitale. La digitalizzazione è un aspetto particolarmente importante. Allora, voi capite qual è il motore della creazione di valore in molte imprese che sono anche particolarmente innovative. Quindi abbiamo le imprese tradizionali, le imprese digitali, ma tutta una serie di imprese che possono essere più o meno contaminate dalla digitalizzazione per effetto anche dell'interscambio. Faccio un esempio ancora più vicino a noi. Noi abbiamo a livello didattico le lezioni frontali in cui fisicamente ci incontriamo e le lezioni digitali. La lezione frontale ha un limite fisico. È difficile accomodare in un'aula più di 50-100 persone. E se sono poi tante, c'è un brusio di fondo che rende difficile seguire la lezione. La lezione digitale può essere indirizzata anche in diretta streaming, potenzialmente anche a miliardi di persone. Non c'è un limite fisico a questo. E ovviamente anche i ricavi potenziali possono essere molto più elevati. Allora, tornando all'esempio, noi capiamo perché ci sono imprese così importanti, quelle che citavamo, che hanno un comune denominatore dato proprio da questa capacità di accomodare una crescita anche esponenziale, un blitz scaling, una scalabilità a livello di blitz, anche in tempi quasi istantanei, quando cresce la domanda. Allora, fatte queste premesse, cerchiamo di capire una cosa e di tornare alla nostra chiave interpretativa, che è la seguente. Noi dobbiamo esaminare la leva operativa per capire meglio che cosa succede nella parte alta del conto economico a livello di margini economici. Quando cambiano i ricavi, auspicabilmente in aumento, in qualche caso anche in contrazione, qual è l'impatto sul reddito operativo? Dopo vedremo anche le conseguenze di natura economico-finanziaria. Visto il grado di leva operativa, abbiamo anche dei scenari diversi, in cui ci possono essere dei ricavi che scendono a 50, quindi a un terzo, ovviamente con un impatto anche negativo sull'impresa B che ha dei costi fissi. Abbiamo poi tanti altri esempi. E un ulteriore concetto che va esaminato è legato alla struttura dei costi e alla elasticità del capitale circolante. Abbiamo visto il capitale circolante netto nello schema di stato patrimoniale condensato come differenza tra le attività breve e le passività breve, o le attività circolanti e le passività circolanti. Esiste poi un ulteriore sottoinsieme che meglio esamineremo quando affronteremo la tematica del rendiconto finanziario, legata residualmente al concetto di capitale circolante netto operativo o commerciale. È dato, ve lo anticipo, vi trovate qui, capitale circolante netto commerciale operativo, dalla differenza tra attività e passività operative a breve, quindi non tutte le attività e passività a breve, ma soltanto quelle operative, e sono essenzialmente i crediti commerciali più le rimanenze meno al netto dei debiti verso fornitori. Allora, è importante capire un concetto che oggi accenniamo semplicemente, poi svilupperemo per come merita, e cioè che
Quando io ho una certa variabilità dei ricavi operativi e dei costi operativi variabili e fissi, tutto questo ha un impatto anche sul circolante. Se crescono molti ricavi, aumenteranno i crediti commerciali. Se crescono i ricavi, è facile, è gioco forza pensare che aumentino anche le rimanenze. Vendo di più, ma devo avere un assortimento più ampio, ad esempio nel mio negozio. Se crescono i ricavi, ovviamente aumenteranno anche gli acquisti, per avere dati di input che poi entrano nel processo produttivo. E se aumentano gli acquisti, ci saranno anche maggiori debiti nei confronti dei fornitori. Allora, questo breve paragrafo, semplicemente accennato, ci fa capire che ci sono dei rapporti molto stretti tra il conto economico e lo stato patrimoniale, in questo caso quella zona dello stato patrimoniale che identifica il capitale circolante netto commerciale o operativo. Avevamo già visto dei collegamenti tra conto economico e stato patrimoniale nell'ambito della lettura del video sul valore aggiunto quando si parla di torta e fette di torta. Quindi collegamenti ad esempio tra, non so, gli interessi passivi e i debiti verso banche. Il debito verso banca è una torta, l'interesse passivo è una fetta di quella torta. Quando paragono le mobilizzazioni materiali agli ammortamenti, l'immobilizzazione materiale è una torta, l'ammortamento è la fetta di quella torta che io vado a tagliare periodicamente ogni anno per ammortizzare, per portare a morte letteralmente il costo capitalizzato del cespite che ho attivato, che ho scritto nell'attivo di stato patrimoniale. Allora, la leva operativa si collega anche con lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario. Qui adesso rimpiccioliamo un attimo. Comunque, guardate brevemente questa, la figura 1. La figura 1, diciamo, noi non, cerchiamo di zoomare un po' meglio, abbiamo uno stato patrimoniale che è collegato con il conto economico, la scalabilità, la leva operativa, che è collegato anche con il rendiconto finanziario. Ecco, quest'ultima parte non è ancora compiutamente comprensibile per noi perché non abbiamo ancora affrontato l'argomento, ma vedremo di farlo in successione nelle prossime lezioni. Per cui considerate brevemente questa figura, poi faremo un commento un attimino più ragionato quando sarà possibile. Qui avete anche poi alcuni così suggerimenti per fare esercizi, ma questi li vedremo. E poi sostanzialmente arriviamo alla break-even analysis. Allora, la figura 2 è totalmente coerente con tutto quello che abbiamo visto, è una figura molto nota che sicuramente avete già esaminato nel corso di programmazione e controllo, che dice qual è la break-even analysis. E quindi ci dice, noi abbiamo nella ascissa un incremento delle quantità prodotte e vendute, abbiamo nella ordinata i costi e i ricavi e a questo punto noi abbiamo la seguente situazione. Abbiamo dei ricavi totali, che è questa linea tratteggiata che cresce. I costi possono essere fissi, che ovviamente non cambiano, questi qui espressi in rosso, oppure costi variabili. I costi totali sono questi, questa retta nera, somma di costi fissi e costi variabili. Quando i ricavi totali, i ricavi operativi, eguagliano i costi totali, ho il punto di break-even, il break-even point, il punto di pareggio. Oltre questo punto di pareggio, la forbice tra ricavi e costi si allarga, cresce e comincia a avere finalmente un'area ditto. Allora, questo grafico è forse la migliore espressione che possiamo avere del concetto di marginalità economica e ci fa capire anche quella che è l'interazione tra i costi fissi e i costi variabili.
qui abbiamo visto già il concetto di scalabilità. Ecco, sulla scalabilità, quindi questi grafici che abbiamo già esposto, sui quali torniamo, possiamo dire quali sono i drives, quali sono le leve che sono alla base di uno sviluppo della scalabilità. La prima è cosiddetto learning by using. Al crescere della scala, della adottabilità, potenzialità di una tecnologia, cresce anche l'apprendimento degli utilizzatori e aumentano i riscontri. Allora, c'è un concetto molto importante relativo anche alla co-creazione di valore, in cui il valore viene creato da un'azienda, ma i feedback da parte degli utenti, pensiamo all'ambito digitale, sono sempre più rilevanti. C'è un'azienda che crea il portale TripAdvisor, per esempio, e noi lo alimentiamo con le recensioni sui ristoranti, che sono molto importanti. E quindi l'apprendimento cresce, migliora anche la mobile app, il sito internet legato a questa particolare applicazione, e c'è un riscontro anche da parte, appunto, degli utenti. Ci sono attività anche di networking con esternalità di rete. Allora, qui vedremo il networking quando parleremo tra poco della legge di Metcalfe. Ci sono mie di scala, i costi fissi unitari sono assorbiti dai maggiori volumi, ci sono dei ritorni informativi. Allora, se io utilizzo un prodotto già sperimentato da altri, lo ritengo magari più affidabile, meno rischioso, più, diciamo, collaudato. Questo può avvenire, ad esempio, anche per un farmaco. Ci sono anche interrelazioni tecnologiche. Se una tecnologia diventa uno standard di mercato, ovviamente le tecnologie di supporto crescono e si crea un ecosistema integrato. Ci può essere un'alimentazione, un sourcing distribuito. Ci sono le economie di esperienza. Più si produce, più si apprende. Ci sono poi le opzioni reali. Ecco, vado velocemente in questa carrellata di concetti che trovate sinteticamente rappresentati in tabella. Le opzioni reali sono qualcosa che noi vedremo quando parleremo di capital budgeting. Sostanzialmente sono opzioni di differire una scelta, di svilupparla, di contrarla, di sospenderla. In un contesto particolare dico, voglio aumentare in maniera rapida la produzione di mascherine o disinfettanti per le mani. Quindi un'opzione di sviluppo in un particolare momento. Voglio contrarre la catena, non so, l'erogazione di automobili nuove che vengono fornite ai concessionari in un momento in cui magari le persone hanno anche altre opzioni di acquisto. Tutto questo fa sì che le opzioni reali rendano più flessibili i modelli di business e anche i business plan che vengono predisposti dalle aziende. Ci possono essere anche poi aspetti di blitz scaling, di scalabilità legata a un blitz, che è la capacità di acquisire crescite massicce di scala in tempi molto rapidi. Se un prodotto digitale tira, se un video diventa virale su internet, a questo punto ci può essere una serie di link molto importanti in tempi anche estremamente rapidi. Allora, parliamo un attimino anche dell'effetto networking, lascio a voi poi alcuni casi. Ecco, qui c'è un grafico simile al precedente in cui i costi totali e fissi aumentano a gradini. E voi direte, ma se aumentano a gradini non sono fissi. Peccato che ci siano anche tanti costi che sono fissi solo teoricamente. Faccio un esempio. Tradizionalmente si dice l'automobile è un costo fisso, la benzina è un costo variabile. Certo, questo è vero, la benzina è un costo assolutamente variabile. Se però io con l'automobile faccio 300.000 km all'anno invece che 30.000, è ovvio che questo costo fisso dovrò anche sostenerlo con maggiore frequenza, quindi ricambiare il parco autoveicoli più spesso. E quindi anche i costi fissi possono essere legati a fenomeni di
scala di crescita a gradini, come viene evidenziato in questo grafico. Parlando di scalabilità di networking, ci colleghiamo adesso alla legge di Metcalfe, questa formula matematica. Allora, Metcalfe è stato l'inventore della rete Ethernet, cioè il papà di Internet sostanzialmente, uno dei fondatori di questa rete virtuale di cui oggi non possiamo fare a meno. Sostanzialmente la legge di Metcalfe è molto importante. E possiamo magari introdurre questa formula, che non è poi così complicata, con un esempio. Supponiamo di considerare una rete metropolitana. A Milano possiamo dire ci sono solo due stazioni di metropolitana, la metropolitana verde a Sant'Ambrogio e la metropolitana verde a Cadorna. Distanza circa 300 metri che si fa percorrendo la via Carducci. A questo punto, se esistono solo due nodi, nodo della stazione Sant'Ambrogio, nodo della stazione Cadorna, legati da un lato dai binari sotterranei che collegano i due nodi, noi possiamo dire: ma che senso ha prendere la metropolitana, pagare magari il biglietto, scendere al mezzanino e tornelli per fare soltanto 300 metri? Nessuno. Cominciamo a dire, andando avanti verso il centro con la linea verde, che aggiungo la fermata dopo Cadorna di Lanza e poi aggiungo Moscova e poi aggiungo Garibaldi e poi aggiungo Gioia e poi Centrale, stazione Centrale. A questo punto, dopo Cadorna, ho aggiunto due nodi particolarmente importanti, Garibaldi e Centrale. Ha senso prendere la metropolitana per andare, ripeto l'esempio, da Sant'Ambrogio a Cadorna? Forse no. E da Sant'Ambrogio a Lanza, allungando di una fermata? Forse no. E da Sant'Ambrogio fino a Garibaldi? Beh, lì forse assolutamente sì. Molti di voi lo faranno anche se fate i pendolari per venire a lezione. E ancora di più per arrivare fino a stazione centrale. Allora, questo esempio ci fa capire un concetto molto importante che è intimamente legato alla scalabilità digitale. Cioè che il valore di una rete, lo vedete qua, cresce in misura pari al quadrato del numero di nodi della stessa, cresce in maniera esponenziale rispetto alla crescita dei suoi membri, cioè dei nodi di quella rete. Faccio un altro esempio. Supponiamo che esistano solo due persone al mondo che hanno un telefono cellulare. Prendo dei vostri nomi, Mara e Andrea. Mara può telefonare ad Andrea, Andrea può telefonare a Mara. A questo punto magari non si conoscono e possiamo dire che il cellulare è di scarsa utilità se solo due persone al mondo lo possono usare. Supponiamo che si aggiungono altre persone gradualmente, a livello incrementale. Si aggiunge anche Alessia, Denise, Edoardo, Elena, Eleonora, Fabrizio, Giada, Kimberly, leggo i vostri nomi, Mara, eccetera. A mano che si aggiungono ulteriori persone, il valore della rete cellulare ovviamente aumenta in maniera esponenziale. Quindi voi capite quanto sia importante la teoria delle reti, la teoria dei network, che riprenderemo essenzialmente anche in altri incontri che avremo a lezione nel seguito appunto del corso. Ma questa legge di Metcalfe ci fa capire l'importanza della scalabilità legata ai network, alle reti. I network o reti sono dei concetti molto flessibili che possono contribuire, ad esempio, a spiegare anche, ed è un tema purtroppo di massima attualità, la propagazione di un virus. Ci sono due nodi rappresentati da due esseri umani, se entrano in contatto a meno di 1 metro, ci può essere un lato che li collega, appunto il virus che si propaga. La propagazione di un virus può seguire anche dei modelli matematici, talora anche esponenziali, fino a quando non si raggiunge un picco che poi deve essere seguito da una fase declinante. Se il famoso indice R0 di cui sentiamo parlare, se una persona infetta mediamente 2,2 persone,
il virus a livello di rete cresce in maniera molto rapida. Se si scende sotto un contagio di 1 a 1, a questo punto regredisce molto la crescita del virus fino a fermarsi completamente. Anche questi concetti possono essere spiegati con la teoria dei network, la teoria delle reti. Tornando a un discorso di carattere economico, noi abbiamo questa spiegazione anche della formula con un'ottica grafica. Se cresce il numero di utenti, il valore per utente cresce con un andamento anche di tipo esponenziale. La legge di Metcalfe può spiegare meglio anche il break-even point. Abbiamo i costi fissi che rimangono tali, i costi variabili che crescono pochi, i ricavi totali che esplodono grazie alla legge di Metcalfe. Abbiamo poi la legge di Murphy che dice sostanzialmente se una cosa può andare male, andrà male, ma di queste cose scaramanticamente oggi non parliamo. E quindi può, ad esempio, consentire di spiegare cosa succede quando il trend dei ricavi decresce e si producono delle perdite. Abbiamo poi altri aspetti legati alla scalabilità digitale. Scalabilità digitale, ad esempio, della supply chain, della catena di fornitura, che è un aspetto molto importante. Allora, perché vogliamo parlare anche di catena di fornitura, di supply chain? Perché è un collegamento concatenato tra diversi operatori economici che portano a sviluppare un certo prodotto. Ad esempio, prendendo sempre come prodotto complesso un autoveicolo, viene prodotto magari in decine di posti diversi e poi assemblato in una fabbrica e da ultimo anche venduto tramite una rete di concessionari. Ovviamente è una rete fisica, non una rete virtuale, perché il prodotto è un bene fisico e l'automobile è un tipico bene rivale, come abbiamo definito il panino, ad esempio, poco fa. Allora, che cosa vogliamo dire? Vogliamo esaminare un concetto fondamentale. La supply chain ha una sua scalabilità che impatta anche a livello digitale. Quali sono gli elementi della digitalizzazione che andiamo qui a considerare? Abbiamo la geolocalizzazione dei clienti, i GIS, i Geographic Information Systems. Tutti siamo in maniera più o meno consapevole geolocalizzati da che cosa? Dal nostro smartphone, che sa esattamente dove siamo e forse anche, questa è una cosa forse un po' inquietante, che cosa stiamo facendo. Siamo continuamente geolocalizzati, mappati. Questo produce dei big data, o meglio degli small data, dei piccoli dati che però diventano big, grandi, a mano che vengono assemblati. Questo si collega anche all'Internet delle cose, Internet of Things. I dati vengono validati da blockchain consequenziali e la blockchain consequenziale è una supply chain. I dati vengono riportati in cloud, interpretati con paradigmi di intelligenza artificiale. Ci sono ovviamente anche dei fornitori nella supply chain e ci possono essere anche piattaforme di e-commerce, come alcune di quelle che abbiamo citato nelle imprese maggiormente profittevoli. Abbiamo poi un collegamento, questo grafico, tra la supply chain tradizionale e quella digitale. La supply chain tradizionale prevede uno sviluppo, una pianificazione, una alimentazione a livello di input, poi la manifattura vera e propria, la consegna e l'attività di supporto. Le supply chain in rete, quindi con effetto network digitali, hanno un andamento anche molto diverso. C'è una fase in cui viene processato l'ordine, viene prodotto la manifattura e una distribuzione con anche
facendo ricorso all'e-commerce sia a livello di business to business che a livello di business to consumer. E tutto viene poi ovviamente salvato in cloud a livello di dati informativi. Abbiamo all'interno di questo, al cuore del sistema, le piattaforme digitali. Allora, facciamo un esempio. La presenza di un... Poniamoci anche una domanda che è particolarmente importante. Il fatto che esista una piattaforma digitale conferisce un maggior valore a tutto il nostro ecosistema? Secondo voi, la piattaforma digitale, come a livello di intermediazione, che impatto ha, per tornare all'inizio della lezione, anche sulla leva operativa e sulla scalabilità? Questo può essere molto importante. Facciamo un esempio. Io sono un produttore di vino, un piccolo produttore di vino in una zona particolare dell'Italia, nella zona del Piceno, nelle Marche, molto buono il rosso Piceno, vino che viene prodotto nella fascia tra San Benedetto del Tronto e appunto Ascoli Piceno. Voglio commercializzare il rosso Piceno a livello internazionale. Non mi posso permettere di mettere in piedi una rete distributiva che comporterebbe dei costi fissi particolarmente rilevanti e a questo punto posso ridurre i costi con un sito internet, con l'e-commerce, con una piattaforma digitale. In tutto il mondo possono, se vogliono, comprare il mio vino. Questo apre una finestra virtuale che è particolarmente importante. E quindi ci sono applicazioni assolutamente fondamentali che sono rese possibili anche dal mondo internet. Qui trovate tanti piccoli nomi di cui, concetti di cui parleremo poco. Nanotecnologie, piattaforme blockchain, i big data, il cloud computing, i canali omnicomprensivi, i droni, anche per la consegna che passa con questi piccoli elicotteri in miniatura sopra le nostre teste, le stampanti 3D, le automobili che si guidano da sole, applicazioni fintech in campo bancario, finanziario e assicurativo, l'e-commerce, la tecnologia dei sensori, la robotica, l'Internet delle cose. Il computing in cloud, abbiamo già visto, la realtà aumentata e l'intelligenza artificiale. Sono tutti concetti che vanno a comporre queste nuove supply chain digitali. Allora, facciamo una considerazione di sintesi molto importante. Voi potreste dire che tutti questi concetti che vediamo oggi sono interessanti, affascinanti, innovativi, ma forse un po' slegati da una lezione di finanza aziendale. Potreste essere anche un po' sorpresi dal taglio che ha preso la lezione di oggi. In realtà non è così, proprio in ossequio alle premesse che abbiamo fatto all'inizio della lezione. Quindi c'è questo forte architrave basato sui margini economici e sull'impatto che questi hanno sui flussi finanziari. Allora, la conoscenza odierna, nel mondo attuale potenziale dei margini economici, difficilmente può prescindere da una comprensione anche di come funzionano e agiscono le piattaforme digitali. L'effetto di scalabilità che ha il mondo digitale. E voi direte: ma io produco vino nelle Marche e quindi il vino non è un prodotto digitale. Certo, ma il tuo prodotto fisico, che nasce dalla terra, dall'agricoltura, può avere, come abbiamo anticipato, un importante canale di vendita a livello digitale. Sono poche le attività che non possono essere assolutamente digitalizzate, almeno in parte. E allora questa impollinazione, questa interazione tra mondo fisico tradizionale e mondo digitale può portare a una forte creazione di valore. Se io creo valore, aumento e miglioro la mia marginalità economica. Se la mia marginalità economica differenziata tra ricavi e costi aumenta, e questo è misurabile anche con la leva operativa e la scalabilità, questo incremento dovrà avere per forza un impatto positivo anche a livello di flussi di cassa, di liquidità che vengono prodotti.
e i flussi di cassa sono un concetto ovviamente molto vicino alla finanza aziendale e anzi ne costituiscono il presupposto forse fondamentale. Per cui siamo arrivati con un po' di concatenazioni logiche, con una supply chain logica, a capire insieme perché questi concetti apparentemente slegati dalla nostra materia in realtà sono assolutamente fondamentali. Ora, proseguendo in questi grafici che poi approfondiremo, ecco, abbiamo questo aspetto in cui abbiamo, trovate questo grafico, alcuni in inglese, ma sono facilmente intellegibili, i business tradizionali, i business che nascono digitali, queste start-up interamente digitali, nuove opportunità di mercato e una pollinazione, un effetto di interscambio tra imprese tradizionali e innovative. Voi direte, ma in fondo le imprese innovative potrebbero non avere bisogno delle imprese tradizionali. Niente di più sbagliato. Faccio un esempio. Ho una realtà fintech molto importante, ho bisogno di parlare con la banca e di capire come si comporta la sua clientela tradizionale. Quali sono i bisogni inespressi, quale può essere una rete di vendita che mi dà ampi volumi sui quali innestare anche dei ricavi marginali legati a nuovi prodotti o nuovi servizi. Ci sono anche dei catalizzatori digitali che sono esattamente i concetti già definiti, big data, internet delle cose, intelligenza artificiale e machine learning, l'e-commerce, il mondo internet, le piattaforme digitali, e non avevamo citato prima, li vediamo i social network che sono particolarmente importanti per amplificare le notizie, non sempre in modo positivo, con anche aspetti, ad esempio, di fake news e poi le blockchain. La scalabilità digitale comporta delle opportunità di crescita, dei margini economico-finanziari incrementali, una supply chain, una catena di fornitura più resiliente, più elastica, più flessibile, che si adatta in tempo reale anche agli shock di mercato. E questo implica anche una forte creazione di valore. Abbiamo poi, questo è un altro aspetto importante, cerchiamo di ridurre un po'. Ecco, scusate un attimo, ecco, abbiamo questo grafico molto importante, che dice qual è l'interazione in rete delle piattaforme digitali con l'impresa. A questo punto vediamo di esaminare l'impresa anche con la teoria dei network. Che dice questo? Primo network, primo nodo importante, questo nodo rosso, è l'impresa legata in rete. A chi? Agli stakeholders, cioè ai portatori di interesse, appunto nei confronti della stessa impresa, che sono i customers, i clienti, i suppliers, i fornitori, le banche, altre imprese che competono con la mia o che magari sono anche alleate, e la piattaforma digitale legata anche a una supply chain appunto digitale, con un cluster, con una intelaiatura di triangolare e un network, una rete di sottofornitori, subfornitori che sono legati appunto ai fornitori principali. Allora, cerchiamo di capire una cosa insieme. Dico un concetto che poi può essere esteso anche ad applicazioni di finanza aziendale. Sta cambiando, per effetto del mondo internet, della digitalizzazione, anche la teoria dell'impresa. Ma non è un concetto meramente teorico, ci sono anche delle rilevanti ricadute sotto un profilo pratico. Se io ho la mia impresa collegata in network con una piattaforma digitale, cosa posso fare? Posso ad esempio far sì che funzioni un sistema di business to business, in cui mi interfaccio con i fornitori anche digitali, mettendoli in competizione. Creo delle aste elettroniche con i fornitori. Ho un collegamento con i miei customers, con i miei clienti, B2C, business to consumer, in cui ho
uso ancora la piattaforma digitale, la piattaforma di e-commerce, per avere un impatto anche sulla mia catena di fornitura, per amplificare le vendite. Interagisco con le banche, magari adesso qui non è indicato nel grafico che è molto semplificato, con piattaforme digitali fintech. Ho un'interazione a livello di rete con altre imprese, anche mediata attraverso le piattaforme digitali. Allora, in sintesi, questo grafico ci fa capire che questa è una teoria dei network. Provate a collegarlo anche con la legge di Metcalfe, questo aumento esponenziale del valore dell'intera rete quando vado marginalmente ad aggiungere un nodo dopo l'altro. L'esempio che facevamo dei telefoni cellulari quando aggiungo un nuovo utente, oppure della rete metropolitana aggiungendo una nuova stazione, magari importante. E cominciamo a dire anche alcune cose più sottili e più importanti del tipo: tutti i nodi sono uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri. Parafrasando la fattoria degli animali di Orwell, cosa vuol dire? Torniamo all'esempio metropolitano che facevamo poco fa. È ovvio che il nodo stazione metropolitana Cadorna, Garibaldi o Centrale sono più importanti degli altri perché sono collegati, sono hub, sono dei nodi ponte che aprono il collegamento anche con altri nodi. Sono punti di snodo. Prendo la metropolitana, voglio andare a Centrale per prendere un treno per andare in altre località. Allora, ci sono alcuni nodi che sono più importanti rispetto agli altri. Questi nodi vanno preservati e bisogna capirne anche il valore strategico. Ci sono aspetti anche matematici che studiano quanto vale il legame tra un nodo e l'altro. Ma questi sono concetti un po' sofisticati che ci porterebbero un po' ai confini, diciamo, della nostra materia. Il nostro compito insieme, lo sforzo che vogliamo fare a livello anche di finanza aziendale, è capire come questa scalabilità, questa leva operativa per imprese tradizionali o innovative, questa digitalizzazione che poi si aggiunge a tutte le considerazioni che facciamo, come crea valore, come aumenta e migliora la marginalità economica, questo differenziale tra ricavi e costi, e come questo differenziale può esplicarsi in un aumento anche della cassa, della liquidità. La cassa e la liquidità migliorano perché ho una scalabilità importante a livello economico, ho una divaricazione tra ricavi e costi che crea un margine positivo che poi produce liquidità. Questi sono gli aspetti fondamentali che dobbiamo considerare. Un'ultima annotazione prima di chiudere questo incontro. Avete poi, andando avanti, una serie di esempi di leva operativa. Questi esempi sono molto importanti, sono abbastanza semplici. Vanno da voi svolti per capire come l'effetto leva agisce in tanti casi. L'esempio 2 abbiamo costi fissi alti, costi variabili bassi. Caso B, costi fissi bassi, costi variabili elevati. Cambiano le cose e quindi c'è tutta una serie di ulteriori considerazioni che possiamo fare. Allora, abbiamo contenuto questa lezione online questo tipo. Ci rivedremo, adesso capiremo se farlo domani o sabato con un'altra lezione. Vi posterò nei prossimi giorni il contenuto di questa registrazione sul sito Blackboard e poi vi fornirò anche un calendario di quello che è il proseguo anche del corso su questi aspetti. È molto importante che svolgiate anche esercizi, ad esempio il caso Frozen Food, dei quali avete avuto un post dedicato su Blackboard. La lezione questa sera la conteniamo un attimino e quindi finiamo questo primo modulo. Faremo in modo poi di la settimana prossima di avere anche
più tempo da dedicare alla lezione soprattutto del giovedì, ma è molto importante che abbiamo un approccio graduale. Questa esperienza contingente ci consente anche di spezzare un po' le lezioni, quindi di avere anche un livello di attenzione forse più elevato, anche perché poi le potete trovare registrate e quindi ci troveremo nella prossima riunione tra 1 o 2 giorni con un nuovo argomento che vi sarà appunto notificato. È molto importante proseguire in queste discussioni anche sull'analisi della redditività e quindi vi saprò dire, ripeto, domani mattina quando effettueremo questa prima lezione di recupero. Nel frattempo auguro una buona continuazione di serata a tutti voi.